Oh, eccoci qua. Come di consuetudine, ogni mattina, oggi puntatone perché se avete seguito fino a ieri, perché più o meno ne faccio uno al giorno. Oggi puntata interessantissima perché c'è stata una svolta, diciamo, sia a livello di gameplay che di trama. Andiamo a vedere. Lezione di caccia, siamo nei panni di Abby. Il che era un po' prevedibile perché all'inizio ce la fa controllare per qualche frangente, però magari uno può pensare, vabbè, ce la fa controllare per non darci dei sospetti. E che dire? Beh, lo sapete, Abby si è voluta vendicare di non so cosa, nel senso, perché devo stare molto attento ad usare le parole perché non mi ricordo quali pezzi abbiamo visto e quali no. Quindi sicuro ha fatto quel che ha fatto per un motivo, vendetta probabile. Tutti l'hanno odiata, in verità è un personaggio fantastico e vedremo che da questo gameplay, da questo arco narrativo di Abby, infatti la vediamo 4 anni prima addirittura, che ancora non era possente come l'abbiamo vista l'ultima volta, vedete che non ha forse tutti i torti. Godiamoci questa sessione narrativa. Con questo filtro comunque molto bello, mi piace un sacco. Papà, andiamo! Perché fai sempre così? Qua non c'è, bisogna andare a sinistra. Dove sei? Ah, mamma mia, siamo arrivati qui, non l'avevo riconosciuto con questo filtro del posto, sì. Oh. Cavolo. Scoiattolino. Funzionato. E voilà, siamo dall'altra parte. Ah, ma guarda, Sì, 1978. non si vedono molto con questo filtro, però comunque lei colleziona monete di tutti gli stati, diciamo. Da qui non si passa. E no, questo dove lo dovevo mettere, scusa? Ah no, era solo per... Ah no, appunto, eccolo qua. Va bene così. Devo scavalcare, non penso. Però ci arrivo in teoria lei qua. Forse c'è un'altra soluzione, nel senso posso arrivare anche da qua. Sei sporca di fango, tesoro. Anche tu, sai? Dove? Proprio lì. Oh. Sai, tutte le volte che sparisci mi fanno un sacco di storie. Andiamo. Si preoccupano per la tua sicurezza. Questo bosco è sicuro. Papà. Abby, so che è passata dietro questa fila di alberi. E? Partorirà a giorni, controlliamo che stia bene e poi rientriamo. Te lo prometto. Basta che facciamo in fretta. Visto? Ci pensa la mia bambina a proteggermi. Il papà Come di sapevi Abby, che ero che morto? grande. Owen ha fatto la spia, vero? Ha fatto il suo dovere. Come l'hai convinto a parlare? Ho solo chiesto. Ehi, da un'occhiata.
Wow, 1978. Manca nella mia collezione. Puoi tenerla, ma solo se mi prometti che è l'ultima volta. Ok, affare fatto. Sai che non ti credo? Non capisco come mai. Forza, cerchiamo ancora. Papà! Rilassa. Tra poco potrai tornare da Owen. Aspetta, come? Niente. Solo ho notato che siete spesso insieme. Più del solito. Oddio. Da quant'è che lo sai? Sono tuo padre. Noto i dettagli. Per esempio, fate di tutto per non incrociare gli sguardi in mia presenza. Diventate tutti seri. Siete teneri. No, impossibile. E lui ti fa ridere. Solo perché è un cretino. È diventato molto gentile con me. Quindi, Abby, li approfitti di lui? Tracce fresche. Aspetta. È un modo subdolo per insegnarmi a seguire le tracce, vero? Non oserei mai. Sta funzionando? Beh, in effetti ti ho trovato. Sì, ma hai barato. Il fine giustifica i mezzi. Wow. Allora mi ascolti. Hai i tuoi momenti di saggezza. Vediamo se c'è qualcos'altro. Vedi altro? Non ancora. Cerca. Sì, non so, non mi ricordo se effettivamente dovevi seguire le tracce o era solo un attimo di ricerca così. Poi capirai con questo filtro. Ah, ecco, Papà, ho trovato qualcosa. Oddio, ha già partorito. E guarda, due serie di tracce. Papà. È lei. Andiamo. È un brutto segnale. Già, sta soffrendo. Abby. Andiamo. Papà, aspetta. Potrebbero esserci degli infetti. Questa zona è sicura. Sai che si spostano. Sei armata, giusto? Certo. Allora sono tranquillo. Oh, merda. Abby. Cosa? Oddio. Dobbiamo liberarla. È tutto a posto, buona. Calma. Vogliamo aiutarla. Tranquilla. Accidenti, in profondità. Ok, ok. Abby, vieni. Ecco. La tengo ferma. Ok. Ok. La buona. Calmati. Oh. Ehi, Doc, sei qui? Sono qui, Owen. Cosa? Ehi, vieni, tienila ferma. C'è bisogno di te, Owen. Tienila. Avanti! Qui, occhio. Ok, ce l'hai? Sì, bene, avvicinati. Calma! Quasi. Ok. Porca troia. Ti stanno cercando tutti, dobbiamo... Aspetta! Papà! Che succede? Vieni! Siamo stati bravi. Doc, abbiamo la ragazza. Che ragazza? Quella di cui parla sempre Marlene.
L'hanno trovata nei tunnel. Ha un vecchio morso sul braccio. Però non è infetta. È impossibile. La stanno analizzando ora. Serve il tuo aiuto. Papà. Andiamo. È interconnesso al cervello, non abbiamo scelta. Deve esserci un altro modo. È impossibile prelevare un campione senza distruggere l'ospite. L'ospite? È una bambina, non è una provetta. Cosa credi che io... Mi è chiara questa situazione. E sei disposto a ucciderla? No, sono disposto a sviluppare un vaccino che salvi milioni di persone. Quante luci sono morte per molto meno? È stata una loro scelta. Vuoi la mia opinione o semplicemente hai già deciso? Sto solo cercando il tuo appoggio. E se fosse Abby? Senti, pensa a ciò per cui abbiamo lottato, a tutti i sacrifici, alle atrocità. Cose che avrebbero un senso con questo gesto. Ma se fosse tua figlia, che cosa faresti? Abby. Ti ho portato la cena. Grazie, tesoro. Senti, Marlene. Fallo. Grazie. Vado a dirlo a Joel. Perché? Hanno attraversato il paese insieme. Lui deve sapere. Allora, buona fortuna. È la scelta più giusta. No. Già. Se toccasse a me, io vorrei che tu mi operassi. Dentro l'edificio. Abby, Abby, no! Non guardare. Papà! Abby! No! No! Inferno, pendejo. Giuro che ti ammazzo! Wow, wow, che fai? Men! Piazza pulita. No, no, no. Ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia, dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi! Jordan!
puoi sparare. Basta! Finiamola. Sempre un colpo al cuore. Abby. Tranquilla. Ti senti bene? Sì, è solo... Che succede? Ti ho cercata dappertutto. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio? Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Cazzo, il collo. Grazie per la stanza ieri notte. Di niente. Chi era stavolta? La cuoca? No... La tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah, la scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e... non lo so. Ne è valsa la pena? Oh, assolutamente. Ora posso morire felice. Dovresti. Non troverai nessuna meglio di lei. Io lo penso ogni volta. Ecco dove si allena Abby. Background risolto. E insomma, abbiamo visto uno spiegone notevole. Abby si è preparata per 4 anni, è diventata una bestia. Ha covato questo odio, questa vendetta, diciamo. Signorina Potts. Ciao, belli. Anche lei? Non confermo né smentisco. Wow. Io devo parlare con mio padre. Puoi mangiare? Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. Va bene, piccante, perché lui è spagnolo. Cioè, parla lingua spagnola. Sì, ovvio che... Cioè, Joel ha fatto un macello. Cioè, se voi avete giocato l'1... Cioè non... Insomma, avete capito bene cosa ha provato Abby. Erano delle persone anche loro. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì, è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Lia può rientrare prima dallo studio TV. Esatto, sì. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Cosa sta giocando lui? Sempre Hotline Miami? Ah no, è vero, giocava un gioco differente, ma non riesco a capire cos'è. Forse è inventato o non ci ho mai giocato, non lo so, per PSP o Vita, non lo so. Qua ci dovrebbe essere della gente che parla di Harry Potter, probabilmente senza fare i nomi. Chi c'è? Ah, c'è il signor Manny Senior. Ah, vabbè. Tutto bene? Alla grande. Potresti convincerlo a togliere questo affare? Ah, ci ho provato. Sto bene. Deve sorridere. Bueno, dobbiamo andare via. Pensa tu a lui. Va bene, ci provo. Volevo dire una cosa, ma adesso non... Cioè, penso che il video sia stato abbastanza esplicativo. Che si mangia oggi? Burrito, di nuovo.
Ok. Abby, che stai facendo? Ehi, tenemos presa, dammi 3 burritos. No, mettiti in fila. Che cazzo? Scusami. Rispetta la fila come tutti gli altri. Scusa. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi 3? Ridanne 1. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny? Dov'è il tuo zaino? In camera? Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. E sono stanco di queste cazzate. Lei sa che vengo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo? Le armi funzionano sì. Bene. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Sì, mi sono ricordato cosa volevo dire, adesso vediamo se non parlano loro. Volevo dire qualcosa su Marlene, per chi se la ricorda dal primo. Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No, è la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Ci saremmo scambiate 2 parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Marlene nel video di prima dice vado ad avvertire Joel perché giustamente hanno passato un sacco di tempo insieme con la ragazza operata che appunto è Ellie, che era sottoposta agli esami. Però io ho rivisto il video dell'uno e praticamente glielo dice con molta freddezza, mentre lì quasi, pare quasi contraria al vaccino. Cioè, è contraria al vaccino, solo che quando lo spiega Joel non si fa vedere contraria. Prepara le tue cose, passo a prendere. Sì. Fai la brava. Crepa. Quindi magari uno potrebbe pensare che sia scritto male il gioco. No, ma semplicemente, certo, quando devi dare un'informazione del genere... gli potevi dire oh Joel in verità anch'io sono contrario, andiamo a salvare Ellie, e diventava uno sparatutto, no? All'ospedale. Scienziata, no, sparatutto no, però comunque visto che sono le luci non si, si sarebbe comunque un po' opposta pacificamente magari, però visto che il dottore è lui, cioè lui l'ultima parola, mi pare di aver capito. E ci sta, insomma. È una scelta molto difficile, perché potresti risolvere tutto questo, tutto questo degrado, tutta questa pandemia. Però, appunto, se fosse stata tua figlia, non è facile, non è facile per niente come scelta. Già di ritorno. Pronto? Sì, quasi. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domanda. Preferisco rendermi utile, se posso. E Owen è d'accordo? Owen non decide per me. Andiamo a prendere Alice. Ehi. Meno acida. Poi comunque Abby è un personaggio che si evolverà, come vedremo. Perché ti hanno richiamato? È solo un cambio di sede, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici.
so che vi hanno trasferiti alla 96. Sì, beh, mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini? Sì, mi sto preparando. Tra pianti e strilli, Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Grazie. Danny? Cavolo. Povero lui. Già. Vivono in questo stadio, no? Bello. Mi piace molto come il concept di questo environment. Grandioso. Abby, la prendi tu? Sì, prendiamo Alice. La conosciamo bene, Alice. L'abbiamo vista poco fa con Ellie. Mia ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere geloso. Dopo si sa che fine hanno fatto. Andiamo in camion. Tutti questi cani. Bellino. Orso pensa che è quello che abbiamo spappolato, capito? Cioè, è questo il gioco che ti vuole far pesare. Questi sono cani che fino a poco fa erano nostri avversari, invece sono cani anche loro. Oh. Chi è il più bravo? Sì. Good boy. Perché se... Oppla. Perché se ci fai caso, ogni persona qui viene chiamata per nome, comprese anche i cani, no? Bene, sì. Sporcaccione. Che ci fai in città? Per farti pesare. Vive isolata per quel lavoro. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonimbi. Se non altro non deve combattere. E ti sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città. Ehi, Abby. A curare le famiglie. Ehi là. Senza guerra non si vive. Non credo. Io impazzirei. Chissà, magari queste persone le abbiamo uccise con Ellie, alcune. Che incontriamo qua. Dammi il solito. Gli ordini. Grazie. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Questa è una specie di FAL, però non è un FAL. Tu firma. Semiautomatico, molto militare, preciso. Grazie. Non l'ho mai visto. Per sopravvivere. O per morire. Per morire in fretta. Ci scaldiamo un attimo? Sì, dai. Fammi prendere un po' di pistolammo e ci siamo. Che dici? Ti va una sfida? Chi perde pulisce casa. Ah, vuoi rischiare? Più punti con un caricatore. Ci sto, cabron. Con che arma? Comunque il recoil è abbastanza realistico perché va ogni volta in un punto diverso. Alla prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma. Certo. Ah, dimenticavo, c'è una pila di piatti sporchi da lavare. Sei crudele. Oppure puoi ritirare il bucato. Quello lì hanno disegnato una specie di clicker. Anche di là. Ah, quello è più uno stalker, sembra. Ok, basta. Andiamo. Forza, andiamo. Servono altre munizioni? Ma certo. Munizioni, ma certo. È realismo, però giustamente qua siamo nella base, ci sta che ce l'abbiamo. Mi sei mancata. Alice sta davanti. Ma lei in cima. Le
serve un po' d'aria. Così potete parlare. Come si prende? Questo mi ricorda la scena con Scarface su Metal Gear 5. Gracias. Dove vai? Al 2. Ami un S24 diretto al 2. No, da questo per vivere. O per morire in fretta. Il motto non me lo ricordo in inglese. Già. Avete in programma di recuperarlo? No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti segni. Che volevi dire su me o... Non lo vedo da 2 settimane. Non fa che accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato, ti ha detto nulla? No, no, insomma, l'ho visto in mensa, ma ci siamo noi. Jackson, sai, non vorrei dire. Maledetti, nel Far West veramente, assalto alla diligenza. Mi prende male, Mel incinta un attimo, con la pancione, molto rischioso. Controlliamo che qui sia sicuro. Ok. C'è qualcosina, anche un rimasuglio, no? Sì. Qui c'è l'occorrente per creare una bomba tubo. Ottimo. D'accordo. Forse era più sicuro restare fuori. Ah, andiamo. E la creiamo? Aspetta, manca una bottiglia però. Ma scusa, me l'ha fatta raccogliere, dai. Neanche sono così crudeli. Già una bomba tubo. Ah no, eccola. Alterava così il gameplay, infatti, no. Anche queste saranno oro, però ne crea 2. Va bene così. Avevo abilità, come siamo messi? Cioè, tanto...
Poi dopo, madonna, c'è un'abilità fortissima di lei, secondo me. Oh, via, via, via. Sta utile. Qui è pieno di nascondigli. Chi è? Abbiamo compagnia. Ma lui cammina così, ma allora... Ah, beh. Non ho capito se lui è uno di quelli che non guarda, non so perché alcuni so così. Si gira, vero? Sapevo. Vediamo se mi fa triangolo. No. Ci senti? Vieni qui, ti faccio vedere le mie spalle, le mie braccia, quanto sono forti. Parlare è molto meglio che ubriacarsi e guardare. Che c'è? Niente. Ehi, guardate lassù. C'è una luce, vedete? Ma c'è. Certo. Essere un'uscita. Voglio andare a controllare. Diventa una rissa tra infetti. Ok, questo sarà il primo pezzo un po' rompiscatole, ma non eccessivamente, perché alla fine c'è solo un clicker di tosto. Oh, scusa. Volevo provare se stordendolo potevo fare un attacco gratuito, ma non è così. Usa un'arma da mischia, ottima idea. Ad avercela. Oh. Quanto... No, mi ha preso quell'altro. Mamma mia. Sì, qua non vorrei usare tutto subito. Vedi.
Però mi ricordo, se uno cerca bene. Ho sentito il clicker dietro. C'è qualche arma buona? Non lo so. Abby, dove? Ma quanto tocca schiacciare? Mamma mia. Vabbè, se Manny non ha difficoltà, vado a prendere... Ok. Ok, one punch Abby, ok. Dove sei? Aspetta, prendo un questo. No, volevo usarlo per il clicker questo. Ma il bloater pure, sì. Ma stiamo scherzando? Ok, il clicker va bene. Oppa, non ci ho capito niente, ma va bene così. Mamma mia, ma sono tantissimi. C'è una bottiglia lì. Dai, fai fuori i bossoni tu, caspita. Via, 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 via. Per favore, i bossoni almeno. Dai, Mel, una donna incinta è fortissima. Col suo fucilazzo. Allora, prendo la bottiglia e faccio il clicker, allora. Mostro schifoso. Dov'è il clicker? Tanto qua tocca sfruttare un sacco gli alleati a sto livello di difficoltà, perché sennò... Bella lì. Bella lì, perfetto. E lui? Occhio che esplode. Bella raga. Ok, perfetto. Mamma mia. Scroccato al massimo. Sì, sono quasi a secco. Posso dire che posto del cazzo? Sì. Posto del cazzo. Non possiamo restare qui. Ma non mi dica era skippabile, sì, tipo se fossi scappato qua. Ragazzi, ho trovato l'uscita. No, però mi sa che dovevano fare sto video, quindi niente. O magari lui sarebbe venuto in ogni caso anche durante il fight, chissà. Prima le signore. Un mese in più e non sarei passata. Prego. Hai detto le signore. Oh. Mi piace. Ok. Abby. Mi ricorda la serra di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive. Hai ragione. Sai cosa? Meglio così. Mi serviva per rinsaldare il legame. Sta stanzo mento me. Avete visto? Qui mi ricordo c'ero stato parecchio a girare. A me alla fine, vedi? Però anche con lei non è che c'è
C'è poco da pompare con gli ingranaggi, con i rottami. Alla fine dirò con Ellie c'ho un sacco di rottami in uso. Poi vedremo se mai la riuseremo. Ah, più che altro c'ho la fobia, ecco, la monetina, la fo di saltare i Gioco per banchi. riaccarsi da fare con quelle. Magari dopo. E niente, possiamo andare. Com'è che fa? Qui? Qualcuno mi spingeva in alto da qualche parte. Boh. Ho rimosso tutto, incredibile. C'ho troppi pensieri. Quasi blind run, no, blind no, però. Ho detto se c'erano altre cose da raccogliere, niente. Infatti, qua era pieno, mi ricordo. I vasi, i vasetti. Elis, il perito. Eh no, io mi ricordo qua da qualche parte, aspetta un momento. Ah, appunto. Questo filtro è tutto meno evidente. L'avamposto è avanti. Non vedo iene. Ma ci sono. Per Già. ora. Muoviamoci. Ricordate quando potevamo passare da qui senza preoccuparci delle iene? Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile. Anche troppo. Ci siamo rilassati e loro hanno impiccato una squadra. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Ok, ma quei ragazzi ci hanno attaccati. Tu che avresti fatto? Forse non li avrei crivellati di piombo. Io avrei salvato la nostra gente. Ma nessuno, ragazzi, non è colpa loro. Ma neanche nostra. Li hanno uccisi loro. Ok. Ah, questo è fuori, non è di quelle interagibili, infatti c'era il vetro opaco, va bene. Chiamo ferro, ma qui sembra tutto calmo. Occhio alle linee di tiro. Quassù. Manny, va a vedere su. Ok. Il cavo è impigliato a qualcosa. E quindi tu me l'aspetti qua. Roberto, sali. Oh, Mel, ok. resta con Alice. Io provo ad aprire la porta. Cerco un ingresso per voi. Ok? Sta attenta. Allora? Ancora niente iene. Avranno rinunciato? Simpatico. No. Ottimista. Wow. È un bel salto. Sì. Direi di sì. Infatti usiamo questa, se no già ammazziamo, no? Piace molto la meccanica delle code sfruttata, sì, in alcune occasioni, però certo no, non abusata per fortuna. Poi Perfetto. qualche enigmino ce lo spariamo. Ok, Mel. Siamo dentro. Io sono alla porta. Ah, c'è un armadio gigante, ok. Oissa. Vieni, presto. Comunque sì, chissà la roba che ho saltato.
da raccogliere, però alla fine ce la siamo sempre cavata con poco. Alla fine tutto il pezzo di Ellie ho lesinato un bel po', ma potevo sfogarmi un po' di più. Infatti, per prendere la barca l'ultima volta è stata pesante, tra checkpoint e cose varie, non è stato facilissimo. Ok. Ti ho visto. Vediamo se è cambiata qualche nomenclatura. Rinculo, cadenza. Non ci interessa. Sembra la barca da pesca di mio padre. Non vi dico il mal di mare. Una tortura. Manny, non restare mai incinta. Faccio il Ok, possibile. niente. Oh, sorry. Andiamo su a capire cosa c'è da fare. Ah, mi devo ricordare di prendere il manufatto antico con Abby più avanti, adesso non lo memo. Ricordo che qua si saliva da queste parti. Con qualcuno che mi aiuta o devo spostare qualcosa? Manny, cosa ne pensi? Ah, ok. Ok. Si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Manny, abbi fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. È un attimo. Okay. Beh, contenta di essere venuta con noi. Sì. Ricordami di ringraziare Manny. Sono contenta di essere qui. Almeno in caso di problemi posso darvi una mano. Ehi, Manny. Ti aiuto a salire. Vedi cosa c'è lì dentro. No, volevo fare il dialogo, ma non era quello. Salta su. Osteria, che agilità. Occhio alla pancia. Niente? Che stai facendo? Ci tiro fuori da qui. Ok, ma senza fretta. Un vantaggio di essere incinta è il baricentro basso. Ti credo sulla parola. Non stavo guardando, va bene. Ma non stavi Mi ero guardando? distratto. Cosa? Grazie. Ci avviciniamo al lucernario. Vediamo. Ma sì. Prova. Torna alla meccanica dell'uno, attenzione. Ah, ecco, questo volevo dire che Abby ha praticamente il gameplay di Joel. Giusto. Vuoi andare prima tu? No, vado io. Perché praticamente
Lei li crea i coltelli, ha coltelli limitati a differenza di Ellie. Infatti, quando nell'uno tu usavi Ellie, è molto più facile uccidere i clicker perché. Ricordo la barca di Owen. Eh sì, è uguale qua. Oh, perché non mi attiva il dialogo? Devo avvicinare. Sta ancora riparando quell'affare. Sì, ma dice che dovrebbe finire a giorni. A giorni. Tutti abbiamo un'ossessione. Io i giochi per cani. Già, e io le mie stupide monete. Tecniche di guerriglia, utilissimo. Davide contro Golia, pistolammo, attenzione. E volevo dire che ebbe appunto se li crea i coltelli. Posso già farlo vedere? No. Però forse nel tutorial è dopo. E quindi lei ha i pugni, è più forte. Paradossalmente uno può pensare, vedi, quello che l'ha ucciso alla fine fa le stesse cose, no? È stato ucciso da una persona molto simile. Qua cos'è che dovevamo fare? Aspetta, così. Però giustamente non ci arriviamo Fin qui ci siamo. e prendiamo anche questo. E dicevo, con Ellie nell'uno era facilissimo uccidere i clicker perché bastava andargli dietro in modo stealth, mentre con Joel non era sempre sufficiente perché dovevi creare i coltelli e magari non c'avevi Ottimo. i materiali. E Chissà. mi ricordo addirittura che per un pezzo sopravvissuto con un mattone, se tu da dietro colpisci con un mattone un clicker È un bel e salto. sei fortunato, puoi riuscire a batterlo senza Incredibile. usare un coltello. Soprattutto se guardo giù. È vero, ricordiamo che Abby ha un po' di vertigini, senza un po'. Eccoli là. Manny, arriviamo! Guarda, ecco l'avamposto. Ci siamo quasi. Possiamo tagliare dallo scalo. Iniziamo a scendere da qui. Vai. Non riesco proprio a immaginarti spaventata. Non sono coraggiosa come pensi. Ma dai. Per esempio, non potrei mai operare come te. Avrei troppa paura di sbagliare. Anch'io vado nel panico, cosa capisci? Per quel che vale, mio padre ti considerava la sua allieva migliore. Davvero? Però hai sempre detto che ero un idiota. Andiamo. Alice, bella cucciolona. Ce ne avete messo di tempo? Calma piatta qui. Sì. Non mi piace. Beh, siamo quasi all'avamposto. Cavolo. Quando arriviamo a casa, mi piazzo sul divano, guardo un film e bevo fino a svenire. Ah sì? Cosa bevi? Che film guardi? Domande difficili. Il film è quello con... come si chiama? La ragazza che cavalca il lupo. Ah, bellissimo. E da bere il mio mezcal dell'ultima festa. Vuoi dire il nostro mezcal? Sì, te ne lascio un po'. Anch'io berrei volentieri qualcosa, ma sono troppo incinta. E in fuga. Non mi faceva selezionare la bottiglia, forse perché c'era il dialogo. Comunque, penso si riferisca a Princess Mononoke, che non lo so, anche non è un film, però è un film d'animazione. Non me ne vengono in mente altri. Boh, non lo so. Interessante. Sì, ha portato tutte le scorte, eccetera, eccetera. Sto usando come numero fortunato come combinazione. Qual è il numero fortunato? Non si sa. Io ho paura di andare avanti, quindi sono stato mezz'ora qui. L'altra volta. Però
La casfotte dove? No, era di qua, vero? Tipo qua sotto. No, dov'è? Forse mi sto confondendo, la cassaforte è di là e il numero fortunato è scritto qui. Comunque, vediamo un attimo. Incontrarci qui è diventato troppo rischioso, le iene invaderanno quest'area, bla bla bla. Ok, ancora non... Non sappiamo, a meno che... Io mi ricordo, non so che era qui la cassaforte, o sono impazzito io. Che nel camper c'era la cassaforte, dove andremo a breve, ma quello è il numero fortunato. Dovrei vederlo qui però. Avrebbe senso di gameplay, cioè che... Tutto può essere una combinazione, anche questa foto, ma non era così complicata, era una cavolata. Alla fine mi ricordo che in questa porta qui... Qualcosa. Potrebbe esserci una cassa d'armi. Mi Esatto. piace l'idea. È qui a destra. Esatto. Il nome fortunato però qual è? Mi ricordo che l'avevo risolta subito questa, aspetta, eh? Cioè che non riuscivo a trovare la cassaforte più che altro. L'ho fatto tondo io, perché volevo... Non so, non ho un numero. Creare pugnali... Beh, perché non li posso ancora fare. Eh no, mi sa che è abbastanza utile questo. Più che l'energia, non lo so se fare subito questo o l'energia aumentata, adesso vediamo. Big Win sarà veramente quello lì. Perché Big Win sarà questo. Sarà 8, 15, 12, boh. Ma era così complicato, cioè, oppure c'era scritto qua, no, 8, 15, 12 sarà. Mi sento un po' stupido. Ma io ricordo, l'avevo fatto subito questo. Aspetta. No, qua andiamo avanti. Il numero fortunato. E te? Da dove sei sbucato? Dai, non mi voglio incagliare per sta cavolata. Forse era qualcosa qui visibile tramite... Aspetta, provo a togliere un attimo il filtro. Beh, anche stilizzato era bello.
Tanto se non è o 08 15 12 non vedo. Boh, forse l'ho scritto male, può darsi. 08 15. No, tanto non è. Pensavo che avessi scritto male prima. Forse era più avanti qui. No. Tanto non. Per andare avanti devo scendere lì, ma adesso io voglio fare sta cosa. Sicuramente lì dentro l'indizio, ma forse. Ah, eccolo. 17 30. Come cavolo? Anteprima. 17 38 07. Bene. Ah, poi qua c'è. Niente male. Fondamentale questa. Due colpi di numero. Cioè, a sto punto stavo pensando, che senso ha datene uno piuttosto che zero? Tipo, vuol dire proprio in extremis ti serve far fuori uno, dici. Ragazzi, di qua. So, sembra una domanda Ok, stupida, ma. seguiamo i binari. Portano dritti alla strada per l'avamposto. Non mi piace. Lo so. Occhi aperti. Scavalchiamo il muro. Non vedo come. Già ho visto qualcuno. Pistola, mo ci siamo. Anche qui io preferirei evitare. Anche qua ce n'è uno. Tanto stanno pattugliando, no? Quindi non ci dovrebbe essere guai. O vanno avanti e indietro? Dai, andate giù, giù, giù. Lo so, i PNG sono insgamabili, però fa ridere. E danciate d'uno, tipo, però vabbè, ce la collamo, come si dice a Roma. Oh, chi è? Mi stavo stiracchiando, non me ne ero neanche accorto. Ok,
Fanno il giro, vabbè, ho capito. I demoni di che? Ma cioè, ma visto perché è così è considerato fu... Dai, no. Questa non te l'accetto. Perché forse è considerato che lo sprite, il modello poligonale, sporga mentre fa quella mossa, ma... Nella realtà io ero dentro, cioè era solo per... Madonna, pensavo fossi un bastardo. Non vedo nessuno. Però c'è il tiratore scelto lì. Faccio come prima. Poi quando quelli vanno là, io passo sotto, così non mi dovrebbero vedere. Un glitchino grafico, no, basta che perché questi fanno il giro, capito? Io pensavo andassero giù, invece mi hanno sparato però... mentre io dicevo le mie solite cavolate. Oh, incredibile. Prima guardo di là, Madonna, sono stordito. Anche perché giustamente si è remixato il checkpoint, perché... O vado direttamente... sotto. Questi cosa fanno? Sono quelli che vengono avanti, vengono indietro. Questo gira o perfetto? E arriva uno da davanti, allora io cosa faccio? Vado qui. Ma è capace che mi vedono, è da così. Ah, guarda dov'era quello. Oh,
Oh, ha dato uno sguardo sotto e non mi ha visto. Oh, è una miseria. Ho fatto in tempo ad alzarmi, eh. Ho detto, adesso io scatto di là e li semino. No, niente da fare. Oh. Sì, penso che comunque se scatti puoi evitare questo sconto, perché cioè se scatti se da qui non si può entrare, vero? No. Qua Manny, io ho capito che basta che non c'è nessuno. Cioè mi fido che Manny, se arriva qualcuno, mi avverta o comunque faccia qualcosa, cioè non voglio che mi sgami perché io non posso. Ecco appunto, questo arriva di qua. Vanno sempre in due, giustamente. Oppure no? Oh, sono quattro, non è che sono un esercito. Sono tantissimi. No, per capire cosa si può fare. Adesso appaiono da davanti a me. Facciamo così. Sì, ma cerchiamo dappertutto. Smanetto triangolo. Porca miseria. Dai, proprio uno in fondo c'era. Maledizione.
Che nervone, e qua io non so cosa fare, cioè nel senso o spreco i colpi e famo la solita sparatoria. Che nervoso, questa era perfetta. C'era uno in fondo, non si sa se. Qua, in questa via qua dietro, in verità non è molto popolata. Viene uno ogni tanto, poi dopo io salgo, ecco, esatto, proprio lui. Perché se ce l'hai dritto per dritto può essere che ti sgama. Ah, vegetazione alta. Ci sono i lupi! Tanto finisci l'animazione, c'è sempre il tiratore scelto. Mi ha dato un checkpoint, boh. No, a te pare. Ma secondo me una mini battaglia tocca farla, perché se te accumuli così tante persone, noi la fai dopo quando fuggi. È proprio pieno. Però fino a lì non era andata male, devo dire. Allora non viene più il solito. Cioè mi piace molto che mi ricordi i primi Metal Gear, però non avendo un, cioè senza radar, appunto, senza capire un attimo. Adesso c'è un quello guarda lì, poi quello dietro si gira e quello davanti indietreggia. Proprio per non farsi ghermire alle spalle.
Mamma mia, mi fa prendere i colpi. Magone. Vabbè, io sparerei, basta, mi sono stufato. Perché tanto se li accumuli così, vabbè, il primo proviamo a farlo. Allora, c'ho un ultimo piano, forse, poi basta. Sì, ma anche se ingaggi, come fai a ingaggiare? Nel senso, un macello. Mel non si sa dov'è. Poi non ho capito, le pistole non sono troppo vecchio mondo per loro. Sicuramente se non registrassi sarei molto più tranquillo, ma tanto. Dicevo, tutto il tempo del mondo, non annoio nessuno invece. Sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Fancubis. Oh, Manni, niente, stai sdraiato, mi raccomando. Porca miseriaccia. No, veramente non so come approcciare, perché tanto. Se no li triggero e ci pensa Manni. Manni Manera. Vabbè, qua io faccio sempre così perché non vedo altra soluzione per cominciare. Dopo vedremo. Ok, attendiamo ancora un poco. Non vengono più i soliti? Eccoli. Voglio provarli a ghermire stavolta.
Mamma mia. Infuriati proprio. Madonna, Manny, scafisto. Vabbè. Fai prendere. Comunque scudo più headshot è un grande classico. Dai. Oh, ma sono un macello. Mamma mia, è pieno. Controlliamo lo scalo. Dove sono? Oh, no, mi fa l'esecuzione. Oh, grande Manny. Ma dov'è? Dov'è Manny, lo vedi? Schivata però. Dai, questa no, questa no, no, non ci sto, non ci sto. Era mio praticamente. Almeno checkpoint. No, checkpoint mi va bene, però per farti perdonare quell'errore clamoroso. Appena sento vuol dire che mi hanno sgamato. Ci sono!
Vai, vai, Manny, vai tu, mi fido. Quella è Mel, vero, quella dietro. Bravo. Donna Manny. Cribbio, come dice. Caspita, però, caspita, caspita. Voglio almeno finire questo pezzo. Perché comunque è abbastanza tardi oggi, né? Ma da Manny che mi fa sgamare. Ma da Manny. I lupi. Giusto, giusto, ottimo gameplay. Arrivato lì. Oltre... Ah, che rabbia. Se non ci fosse quello, o comunque se lo avessi ucciso in modo stealth, mamma mia. E c'ho paura di chi arriva da di qua. Macete, macete. Ecco, adesso abbiamo un macete. L'altra volta invece avevamo un cucari. Lo sapevo, è difficile, perché quando tu fai questi attacchi qua sei scoperto, però come fai? Come diavolo fai? Io voglio eliminare questo qui. Che cosa? I lupi! Oh. Ah, perché m'ha schivato contro lì. Perché se non ci fosse quello, io c'ho un'idea. No, ma visto. Ma visto lei, ok, perfetto, ma visto lei, però. Se io andassi proprio diretto, prima che arriva quello di fianco lì che ci dà fastidio.
Esatto. Proprio a pelo, eh. Impossibile che ci vedano, eh. E invece. Ci sono i lupi! Perché hanno visto qualcosa di sospetto, se no non si sarebbero mai avvicinati. No, stavo per fare l'errore di prima. Qua non siamo nel campo visivo. No, Ci Adema ha sono i visto. lupi! I lupi, i lupi. Te li do io i lupi. Prima come ha fatto a non vedermi? Ci ho avuto un sacco di fortuna, evidentemente. Mamma mia, Manny mi fai sbagliare ogni volta. Dai, forse lei o lui passa lì. C'era quello dietro e poi mi si incaglia lì. Se non mi si fosse incagliata, forse riuscivo a comunque a stordirla. Ecco, dovevo lanciare la bottiglia e fuggì come al solito. La tattica solita. Va Ci sono i lupi! bene, non mi frega Prendi! niente, morite allora. Dai, Manny, comincia a sparare. Ho evitato come al solito, non ho sbagliato mai. Adesso. Ah, che rabbia. Tanto, 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 allora. Io lui lo voglio far fuori, mi sta sulle palle. Lupi! Là Ok. dentro! Manny, non mi intralciare, per favore.
Secondo me c'è una specie di calcolo predefinito, perché io ho appena premuto L1 headshot, perché sì, perché c'è una specie di probabilità di essere colpito, robe varie. Non c'ho abbastanza resistenza. No, veramente non mi voglio incagliare qui con queste cavolate. Uno avesse mattoni infiniti di lanci a rotella. Dovrebbe apparire anche un altro qua. Ci sono i lupi! Dai, si è incagliato. No, ce l'avevo fatta, ce l'avevo fatta. Forse non dovevo colpirla. Dovevo lasciarla perdere, tanto lo stun dura un pochino, no? Perché qua cambiano, capito? O forse quello che aspettavo io era lui. No, è questo che torna indietro, incredibile. Proviamo, proviamo. Non deve scappare! E questi sono morto, però. Non ci, no, ce la arrivava il One Punch Abby, però porca miseria, per pochissimo. Questi da dove sono scappati fuori, però? Da dove sono sbucati questi maledetti? Ci sono i lupi! Quell'altro! Oh!
Lo so bene, allora. Ci sono i lupi! Cioè, questo non mi ha mai scoperto facendo sta mossa qui. Dai, Manny, spara, per favore. Ci fai colpire così? Ho scoperto infatti che basta premere il quadrato. Dai, dai un'altra canappa, per favore. Oh, spara, Manny! Cosa cavolo fai? Non devi fare tutto te, però. Dammi una mano, dammi una mano. Allora, questo lo facciamo con quadrato e basta, che abbiamo visto funziona. Era bloccato, non so perché. Cioè, giusto per level design, però io la riprovo questa. Questa mi sembra bella. Rischiosa un bel po', ma bella. Perché lì ci sono un botto di ostacoli. Madonna mia. Vedo l'ora. Allora, dai, il primo lo facciamo e poi scappo. Cominciamo a decimarli perché mi sono rotto. Poi scappo all'indietro, intendo. C'è il cecchino in effetti, ecco chi è il furbacchione. Io c'ho paura, ma può sbucare qualcuno da un momento all'altro. Oh, Mel, attenzione. Sai perché? Stavo cambiando arma perché non volevo sprecare il mattone, dannazione. Mel ci ha aiutati in questa occasione, maledetti. Dai, 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 abbiamo capito, abbiamo capito. Quindi Mel fa qualcosa in verità.
Ma è quelli lassù che scocciano più che altro. Quadrato quando voglio. Lupi, ma dai. Va via. Sono dentro lo scalo. Te Manny, perché Manny, poverino, non... Mel è laggiù. Io perché non li vedo, sinceramente. Madonna, ha preso un colpo. Ho visto Marrone. Ma io sai che non li vedo. Ah, due sono lì. No, lui adesso torna a fare il cecchino lì. Ah, sono rimasti, mi sa, quelli in fondo e basta. Che dici niente, però bisogna stare attenti. Che comunque... Oh, mattoni.
sono tre. Lei si può prendere da dietro. Allora, se loro non possono sparare da là perché c'è il fermino. Dove sei, bella? Da lì sì. Sapevo che c'è il ramo scomodissimo. Lui è molto pericoloso, eh. Mi fai vedere se ci sono altri? Mamma mia, l'hai fatta. O no? No. Ah, porca troia. È andata? Non ne vedo altri. Chi mi ha commentato? Come? Andiamo. Incredibile, il primo commento del mondo. E sì, niente, non posso vederlo al momento. Magari a dire, ehi, ma... tutto sto tempo per far sta cazzata, eh sì. Andiamo su. Ma in verità io c'ho un modo rapido per vederlo. E... 2 secondi proprio. Ok, tanto salgo. Ragazzi, qua su. In verità non me li fa vedere, strano. No, volevo rispondere in caso ci fosse qualche dubbio. Forza, bella. Niente. 2 addirittura. Buona. Puta madre. Ciao, chiunque siate, sono contento che... sì, mi sta divertendo questa situa. Ecco, qua un macello. Lupi! Circondiamoli! Qua è più for fun, perché dopo sappiamo che c'è uno script. Ce ne sono troppi! Indietro! Però comunque... un po' bisogna lottare. Come on.
No, c'aveva la colonna, dannato. No, sto sprecando tutto il medipack che avevo accumulato. Grazie. Pronta? Ci avete salvato il culo. Per fortuna che siamo venuti. Abbiamo sentito gli spari. Merda. Cazzo, stai bene? Credo sopravviverò. Ok, fammi vedere. Siamo. So, ci siamo quasi. Apri il cancello. Devono passare. Man. Cosa? La schiena. Stringi più forte che puoi, ok? Porca merda. Non me ne ero accorta. Ehi! Sono in due. Ha una ferita d'arma da fuoco alla mano. Ehi, sei stata brava prima. Sembra un complimento. Penso a stare bene. Sta qui, Alice. Vieni, da questa parte. Siediti. Perso un bel po' di sangue. Non dovrebbe uscire. Andrà bene. Andrà tutto bene. Ehi, che abbiamo qui? Dai, su, piccolo. Lei è Alice. Su, Alice. Brava. Grazie. Queste nuove reclute. Non mi fido. Grazie ancora, gente. Ehi, Manny, aspetta. Facciamo ancora un pezzetto. Sapete che succede? Perché lo chiedi? Siamo fermi qui da 3 giorni, ma nessuno ci dice niente. Ringraziateci voi per questa botta di vita. Dai, ce lo dovete. Potete informarvi. Ok. Ma prima le formalità. Ci vediamo dopo. Ok, perfetto, grazie. Ci vediamo, Abby. Ciao. Buon. Ma che succede? Ah, non lo so. Presidio. Per gli amici, checkpoint. Rapporto. Ehi, ragazzi. Cos'hai per noi? Niente incarichi, solo a rapporto da Isaac. Entrambi? Sì. Aia. Il capo? C'è più gente del solito. È successo qualcosa. Cerchiamo Isaac. Prima dobbiamo pensare a me. Sono in una stanza per voi. Ehi, almeno voi. Non ho mai visto nessuno di loro. Tu? L'ambiente è molto vivo. O va? Un banchetto, ma a noi ci interessa poco, mi sa. Più che... Ah, ecco, vedi, danno non c'è. Hanno tolto danno anche da qui. Perché sennò era troppo forte.
Chi è? Ehi, amico. Abby, per una volta qualcuno ti ha salvato il culo. Sì, cioè, una volta. Abby, vieni qui. Sì? Sì? So dell'imboscata. Dove sta? Era circa qui, vicino ai magazzini. Merda, stanno superando il perimetro. Sai dove è Isaac? Era qui 5 minuti fa. Ok, grazie. Cerco in giro. Ok, per fortuna non è lo strato. È grave, Doc? Calma, ho visto di peggio. Già. Ehi, amico, va meglio? Beh, grazie agli antidolorifici, sì. Sì. Tieni duro. Come va la porzione? Almeno ho ancora qualche dito. Ce ne bastano 3. Può essere giusto? Accidenti. La ragazza sembra pulita. Come va andrà qui? Tutto bene. Ok. Devi cambiare le bende 2 volte. Lo so, è successo troppo in fretta. Ma poteva andare peggio. Ah, parli del diavolo. Eccola. Ragazzi. Come stai? Ancora qualche punto e sarò come nuova. Dovete dire a questa testona di starsene buona. Ehi, Mel. Sta buona. Contaci. Ehi, mi servono delle braccia forti. Vi andrebbe di darmi una mano? Certo. Non scappare. Vi aspetterò qui. Buona buona. Nora, sei rilassata un po'? A breve mi trasferiscono all'ospedale Ovest. E non posso lasciare niente. Come sta, Mel? Davvero. Il bambino ha valori sopra la media, ma... sono ottimista. Qualcuno deve avvertire Owen. Lui vorrebbe essere qui. Sì. Devo farvi vedere una cosa. Cosa c'è? Seguitemi. Oddio. Sono nostri uomini. Sì, e ne stiamo aspettando altri. Non dirlo a Mel, chiaro? Nora. Non ancora. Vieni. Chi c'è in quel sacco? Oh merda. È Danny. Dov'è Owen? Non lo so. Qualche giorno fa hanno avvistato delle iene vicino al porto. Danny e Owen sono usciti a vedere. E oggi le guardie hanno trovato Danny vicino alla recinzione. È tornato fino a qui con un proiettile nello stomaco. Pincia siene, i costa puta. Isaac gli ha parlato finché era cosciente. Ma pare che nessuna unità tornerà da quelle parti. Owen, invece. Hai chiesto qualcosa ad Isaac? Sì, ci ho provato. Ma mi ha detto che devo stare zitta. Mi ha fulminata con lo sguardo. E quindi mi raccomando, non dite niente. Owen è uno in gamba. Di sicuro sta bene. Dov'è Isaac? Sarò discreta. A quanto ne so io, beh, negli alloggi. Ok, vado a vedere come sta Mel e... fatemi avere notizie. Certo. Questo sarebbe stato un bel intro per il prossimo episodio. Avrei dovuto staccare al parcheggio, ma ormai... Perché Isaac non ha inviato la squadra a cercare un... Forse l'ha mandata senza dirlo a Nora. Lo spero, cazzo. Finiamo questa intro. Dov'è Isaac? È dentro.
grazie. Oh, guarda chi c'è. Ehi, ragazzi. Ti va una partita? Non posso. Cerco Isaac. Come vuoi, fenomeno. Sei il prezzo per essere il migliore. Mm-hmm. Ci vediamo. No. Come odio questo posto. Cazzo. C'è un odore schifoso. Dopo stamattina... Avrei un paio di paroline per loro. Ti capisco. Ehi, Abby. Dobbiamo salire. C'è Isaac dentro. Oh. Ne ha ancora per molto. Ha detto di avvisarlo al vostro arrivo. Venite. Signore, ci sono Abby e Manny. Deve addormentarsi. Signor, sì. Saliamo. Ho saputo che siete finiti nei guai. Non abbiamo subito perdite, solo qualche ferito minore. Agli altri è andata peggio. Vorrei sentirlo più spesso. Mai visto la base così piena. Abbiamo ancora un giorno. Sto aspettando altre unità. Che succede, capo? Tutte queste schermaglie. Non si può continuare così. E quindi... cosa? Pensavo ad un'altra tregua. Ma quanto tempo passerebbe prima che qualche coglione nostro loro mandi tutto a puttane? No. Devono essere tutti. Signore, abbiamo provato ad attaccare. Non in questo modo. E non con tutti. C'è una tempesta a pochi giorni. Potrebbe coprire l'avanzata. Voi due guiderete l'avanguardia. Raccogliete le squadre. State pronti. Voglio Owen. Quando tornano lui e Danny? Chi ha parlato? Nora? Nessun segreto per nessuno a Salt Lake, eh? Owen sta bene. Per quanto ne so. Ma perché non hai mandato una squadra a cercarlo? Ha sparato a Danny. Per proteggere una iena, a quanto pare. Stronzate. Chiedo scusa. Non è da Owen. Ti sbagli. Stai insinuando che in punto di morte Danny mi avrebbe mentito. Signore, se questa voce gira, Owen è morto. La gente farà a gara per sparargli a vista. E allora smettetela di far girare la voce. Voglio cercarlo. Lo riporto qui e andremo in fondo. No. Alla... Dicevi che manca un po' alla tempesta. No. Abbiamo soltanto una possibilità. Viene prima del bene di tutti. Di sicuro prima di Owen. Se si fa vedere, d'accordo. Gli do il beneficio del dubbio. Andremo in fondo alla questione. Mi servi, Abby. Chiaro?
Sì. Chiaro. Bene. Studia il piano e ripassa la lista. Prendi da mangiare. Poi parliamo. Owen non può aver ucciso Danny per una iena, giusto? Cosa? No. Abby, no. Domattina sarò qui, coprimi fino ad allora. Isaac ti farà a pezzi. Non prima dell'assalto. Hai sentito, gli servo. Se Owen è là fuori, come diavolo pensi di trovarlo? So dove è diretto. Ok. Perché non vieni a goderti il panorama con me? È bello, bellissimo. Ah. Avanti. Siamo arrivati fin qui e tu te la fai sotto a soli due passi dalla meta. Sì. Sì, contava arrivare su, quindi. Ah. Ti spiego come faremo. Adesso porti qui le tue chiappe, ti siedi sul bordo, oppure ti metti al posto dei bambini, e poi ti godi la vista. C'è l'allenamento. Davvero? Se invece lo saltassimo solo stasera? No. Beh, parliamone. Si è fatto tardi. Già. Ok. No. No, non farlo, è troppo alto. Oh mio Dio. Sai, non posso continuare a vivere così, Abby. Owen, sul serio, giuro che ti lascio. Owen. Ti ho sempre amata. No! Owen! E qua chiudiamo per oggi. Ci buttiamo forse la prossima volta. Abbiamo visto Abby, il suo punto di vista per ora, e cosa adesso vivremo, quello che ha fatto questi 3 giorni a Seattle, mentre noi stavamo andando in giro a fare un massacro. E niente, grazie per chi c'è stato e ci vediamo come al solito alla prossima. Buon.